Tu avresti potuto fare domanda? Sì, avrei potuto fare domanda, ma sarei finita non si sa dove e soprattutto nella fase C del piano assunzionale, cioè non sulla cattedra che mi spetta e quindi non come insegnante ma come tappabuchi a vita. Per stabilizzare, volendo fare un serio investimento, sarebbe semplicemente bastato restituirci quello che ci era stato tolto. Vogliamo fare un esempio per la scuola primaria? Restituire il tempo pieno e lo sblocco degli organici, perché noi per esempio in Campania abbiamo un tempo pieno bloccato. Al nord c'è il 95% delle scuole che è al tempo pieno, al sud il 5%. Quello che stanno facendo è un'operazione di contraffazione, di bugia. Quello che si nasconde dietro queste operazioni è una cosa sola, lo smantellamento della scuola pubblica. Dal 2002 sono quindi precaria da 13 anni. Ho maturato chiaramente il diritto all'assunzione e ho titolo all'assunzione, per cui insomma mi aspettavo che ci fosse dopo la sentenza europea emanata il 26 novembre scorso. Insomma, questo lamentarsi dello spostamento da una regione all'altra, insomma, tanti lavoratori sono costretti a spostarsi per lavorare. Innanzitutto le dico che molti non si lamentano, che nonostante tutto sono contenti, ma chi? Coloro che sono in una fascia di età accettabile, attualmente definiti giovani, ai miei tempi no, cioè dai 32 ai 36. Io lavoro da 13 anni su una cattedra, significa che al sud c'è questa cattedra che io ricopro puntualmente da 13 anni. Ci sono persone che lavorano da 6 anni, 7 anni nella stessa scuola perché la cattedra è vacante, solo che non viene trasformata in organico di diritto, cioè viene mantenuta ballerina, diciamo così, per poterci risparmiare. Ma qui si parla nella fase B di persone dai 40 ai 50 anni con una vita ormai stabilita. Ho capito, ma che alternative c'erano, se non il precariato? Che alternative c'erano? Queste erano persone che da 15-20 anni lavoravano comunque con incarichi annuali, quindi su cattedre vacanti, significa disponibili negli organici di fatto, non a casa loro, perché qui si tratta di gente che non lavorava sotto casa, ma che viaggiava, quindi 40-50 minuti, un'ora di distanza. Comunque un'ora di distanza da casa. I posti di lavoro ci sono nei territori, quindi non è un privilegio il fatto di poter lavorare nella propria provincia, eccetera, perché le supplenze, ahimè, e questo sarà uno degli altri effetti che struccheranno, fra virgolette, la riforma, i posti ci sono, le supplenze continueranno ad esserci. Dovevo rientrare automaticamente, naturalmente, senza ricatti. Il governo invece ha attivato una procedura che è oscena, mi assumo la responsabilità di definirla in questo modo, perché ha preteso una domanda che non è altro che una forma di liberatoria, chiedendo addirittura di indicare 100 città di trasferimento coatto.